com'è stato lavorare con Monteleone e con questo cast bello importante? Ma metà del cast, comincio dal cast, metà del cast lo conoscevo perché avevamo lavorato insieme in teatro, quindi avevamo già avuto questa esperienza proprio su questo campo, proprio su due partite. E è stato molto bello ritrovarle, e, anzi ci è servito anche per approfondire un po' il lavoro. E con le altre quattro, in realtà poi alla fine... non so bene perché le figlie non le abbiamo mai incontrate, noi madri, quindi l'unica persona con cui non avevo ancora lavorato su questa cosa era Paola, che si è inserita nel gruppo delle madri molto bene, molto, in modo molto fluido e molto divertito, per cui abbiamo lavorato molto bene. E con Monteleone, ha rispettato assolutamente le intenzioni della commedia, che erano quelle che avevamo trovato poi con Cristina Comencini in teatro, e in più ha dato questa, appunto, questa dose di eleganza, di raffinatezza, perché lui è anche un uomo molto elegante, molto raffinato, molto, e molto presente sul set, molto attento ma senza essere invadente, quindi riusciva, insomma, a stimolarti molte cose, a darti libertà e a controllare sempre quello che succedeva. Io l'ho trovato, non ho visto la pista teatrale, ma il film l'ho trovato sincero, uno schiaffo al perbenismo, racconta le donne così come sono. Come pensi che sia oggi la donna e quale pensi sia il ruolo degli uomini in tutto questo? Guarda, intanto per me è molto difficile dare un'impressione generale, perché è talmente tanto sfaccettato l'universo femminile, tanto quanto quello maschile, che una volta invece era più definito, no? Adesso invece è molto eterogeneo, e quindi porsi in relazione è forse più complicato di un tempo, le regole sono un pochino più confuse, no? Non si sa bene, forse questa è la difficoltà anche di incontrarsi rispetto a un tempo, però questo porta a, secondo me, a una sincerità, come dicevi tu, tanto per riprendere un termine che avevi usato, di relazione, di rapporto, si gioca anche il tutto e per tutto, magari durano anche meno, no, le storie, però si è presenti con i propri sogni, i propri desideri, forse rispetto a un tempo non c'è più il pudore di dire che cosa si vuole, e che una volta invece magari non si riusciva a dire. Il mio personaggio, per esempio, aveva delle pazzie nascoste, un lato folle nascosto, che però non è mai riuscita, fino a che non è arrivata in tarda età. No, esatto. Questo. Come pensi che reagirà il pubblico maschile guardando questo film? Guarda, non lo so, ti posso dire che quando eravamo a teatro c'era un pubblico per la maggior parte femminile e c'era anche un minimo pubblico maschile che, devo dire, ha reagito molto bene. Se non altro perché comunque ci sono degli aspetti di commedia che coinvolgono tutti, uomini e donne, perché sono proprio scritti, cioè proprio come un orologio, insomma, sono tempi comici di situazione. E poi negli argomenti approfonditi non c'è in realtà un femminismo contro l'uomo, no? Ma c'è un'esplorazione del femminile che può essere anche utile ad un uomo. Vero. Grazie mille.